È scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati, per una di quelle fortunate coincidenze del destino, uno aspetta un sacco di tempo e nella stessa sede, eh, nella nostra tv2000, perché abbiamo lavorato insieme, perché in realtà andavamo a scuola insieme, ma lei non lo sapeva, io sì, e, e, e poi ritrova una persona amica, cara, una grande attrice, una ragazza che ha fatto del talento dell'attore lavoro, impegno e dono costante al suo pubblico, forse... Anche perché, oltre al suo talento, un altro talento ha nel cuore, quello che le ha lasciato suo padre, il grande, meraviglioso, Stefano Satta Flores. Lei è Francesca Satta Flores, sua figlia. E noi oggi abbiamo questa grande possibilità. Io mi spellerò le mani perché <ride> ma no. adoro questa ragazza, la adoro beh, La cosa è reciproca La cosa è reciproca In Infatti, qui beh, è proprio un così È così, è uno stare sì, insieme Sì, siamo stare insieme, è uno stare profondamente. insieme, profondamente Vi racconteremo poi anche quello che Francesca sta preparando E continua a preparare per il proprio pubblico Ma abbiamo scelto questa, eh, questa grande foto che, che campeggia, troneggia qui all'interno dello studio Perché come tutte quelle cose rare e preziose eh, lui ha deciso a 48 anni di voltare pagina sì. e di andare in un altrove, ci ha lasciato tutti così, eh, senza parole, tutti noi, il suo pubblico. Ehm, tu hai avuto questo papà, io continuo a dire papà meraviglioso, perché deve Beh, essere sì. stato proprio un papà meraviglioso lui. Sì, sicuramente una persona che lascia veramente il segno: cioè, sì. eh, io adesso ho 55 anni non non ma... non sì, ma lo diciamo serenamente, ma è un presente con mio papà. No. Questo io non potevo saperlo quando ha voltato pagina. Come no. tu hai detto. Era il 1985-82, infatti, ottobre. andavo al liceo dove tu mi conoscevi e io no. Ahimè, mi dispiace perché sennò saremmo diventate amiche. E sì. mh, non, sapevo allora, non sapevo allora quanto sarebbe stata una pagina aperta anche per me su Un altrove: nel senso che i grandi sì. amori non finiscono, è vero, i grandi amori si spostano. Ma rimangono e quindi è un'apertura. È un'apertura. Eh, Francesca, sì, il talento si eh, eredita. Anche nel senso che eh, da un papà così è arrivata una figlia così. Il, il talento del saper recitare, quest'uomo che ehm, era napoletano, papà, ed era, ed era poi capace di essere tutto, attenzione. E che porta lo vedremo tra poco, ma al cinema e poi al teatro, eh, tutta questa sua m, arte, capacità, un papà così tanto, Francesca, come, come lo gestivi sì. tu? Beh, eh, ecco, era un papà tantissimo, poi ahimè, giustamente per il suo lavoro, per la ricchezza della sua vita, era poi, tra virgolette, poco temporalmente. Eh, certo. Quindi il gestirlo era, diciamo, gestire un'assenza e una presenza. E però, evidentemente, proprio il disegno divino ha fatto sì che questo sia il segno del nostro rapporto. Una presenza e un'assenza. Eh, papà, famiglia di sette figli. Sì, erano una figli. famiglia grande. Grande la famiglia. La cosa che mi ha, sempre, mi ha sempre così dato da pensare la sua mamma. Sì. È morta a 103 anni. Sì, eh, sì. l'ha visto andare via purtroppo. Sì. E noi eravamo, eravamo super preoccupati, cioè, al di là del, insomma, di quello che è stato perderlo, ma c'era la pena enorme di questa donna, per questa donna di 85 anni, e devo dire che in famiglia, ora lo possiamo dire, no, pensavamo che non sopravvivesse, ma l'amore, perché lei era una di quelle cariche d'amore che ha ricevuto mio padre nella sua vita, l'amore l'ha fatta andare avanti. Ed è stata con noi fino a quando lei ha avuto 103 anni, quindi più di questo non le potevamo chiedere. Veramente. No, onestamente <ride> non si poteva chiedere. Eh, il, il, tuo, il tuo papà napoletano, quindi, quindi un'esplosione no, sì. di uomo sì. Sì. che sì. porta questo, questa sua malattia. Eh, va bene, erano altri tempi. Tutto quello che volete. Sì. Stefano Sattaflores tace, eh, sì. tace col suo pubblico. Stace sì. in parte anche con, in, con la sua sì, famiglia? Sì, io credo col senno di poi, e appunto anche questo proprio con. sì, col senno di poi diciamo, che si sia protetto anche in questo. Perché eh, ora che sono grande parecchio, mi rendo conto che è complicato essere adulti. No? A 17 anni si capisce fino a un certo punto quanto è complicato sì. essere adulti, poi da adulti si capisce di più. Quindi ora mi rendo conto che lui si è anche protetto, ha protetto delle relazioni, come appunto la mia, come quelle più strette. Eh, cercando di far sì che la malattia non lo privasse e di fatto non lo ha privato, lui è stato malato 4-5 anni. Io... Appunto, non ho le idee super chiare, però ci andiamo vicino a una chiarezza. E in quest'ultimo periodo lui, lui si è ridato al teatro. Quindi è stata per lui la malattia comunque una fonte, una motivazione di incontrare le cose che più amava. Non che non amasse il cinema, ma il no, cinema poi era cambiato. Maniera... Ma certo. la storia si è evoluta e lui aveva un appuntamento col teatro e come autore, perché lui negli ultimi anni della sua vita ha messo in scena le commedie. Che lui, e non solo lui, anche in collaborazione con Marina Pizzi, aveva scritto e poi ha dato alle scene con lui stesso. Quindi è stato un grande darsi. Eh, questo è Stefano Sattaflores a teatro: quel rapporto che si crea sì. per un grandissimo attore che lo scopriremo tra un attimo: grandissimo attore di cinema, però sia cominciare a rivedere negli occhi il pubblico, le persone, recitare questo. tutte le sere. Ma questo. ogni sera non sarà mai uguale sì. quello che hai fatto. Sì. Eh, ma Francesca. Ha recitato mai con papà? <ride> sì, Domanda inutile perché no. so che la risposta è sì: <ride> ma ci provo. Ma quando, ecco, quando parlo del, della mia vita, eh, mi dico proprio: io non, non potevo andare diversamente. Non potevo fare, non so, l'ingegnere. Perché dopo aver debuttato con papà a 15 anni. Ah, ma io ci ho provato a fare altro, tu lo sai bene, ho provato a fare l'archeologa del vicino Oriente. Certo. Ecco, ci ho provato con tutto l'impegno e invece adesso sono qui che faccio l'attrice e, e lavoro in questo campo, perché appunto ho debuttato con papà e Anna Maria Ackerman, la strepitosa Anna, Anna Maria Ackerman, in Pomeriggio di Festa, che era questo spettacolo che ha debuttato all'epoca al Festival di Benevento nel 1983. E tu cosa facevi? Io facevo la figlia, la figlia di papà e Anna Maria Ackerman, quindi niente proprio di meno che. E, e questa cosa ovviamente ti segna. Poi fu uno spettacolo che fu portato in e tanto io quando potevo andavo, quando non potevo c'era qualche sostituta locale. Siamo sì. stati tanto a teatro, uh, al Teatro Diana di Napoli. Però... Siamo stati tanto alla Sala Umberto di Roma. E sono quelle cose che ovviamente non se ne esce più. Allora eh, non potevo fare altro, non potevo fare l'ingegnere, peccato. <ride> Perché Francesca Sattaflores è, lo dico, lo dichiaro, una persona che a 360 gradi è cultura. Ella conosce a memoria 34 canti della Divina Commedia di Dante Alighieri. Mettete un segnetto su Dante cioè, oh, pardon, sul padre Dante, un asterisco d'oro accanto al nome di Dante Alighieri e mettete sotto quello di Francesca Sattaflores. Ve lo raccontiamo tra un attimo. Ma sta per entrare in scena. Sta per entrare in scena satta! Pubblicità a tra poco, allora per parlare, io rido perché sapete quando ti trovi proprio con delle amiche, sì. e quindi in realtà stiamo lavorando. Ovviamente stiamo lavorando per voi, ma è una gioia grande, grande, grande. Allora, per ricordare Stefano Sattaflores, quel grande, luminoso, meraviglioso attore, è andato via così presto e è rimasto nei nostri cuori per sempre. Come esempio, anche umanamente parlando di cosa voglia dire la correttezza dell'attore verso il suo pubblico, non solo sua figlia Francesca Sattaflores, splendida attrice, <ride> e non solo, ma... Gli occhi di gatto, Gloria Satta, se Satta Santacuore, Santacuore. È una mania. Fa. Ci manca Fiamma Satta che noi baciamo e abbracciamo la nostra fiamma. Gloria, Eccoci. la donna della Legion d'Onore in Francia. Lei eh, mi dovrei alzare perché, se no, non c'è scampo. Gloria Satta, ovvero il eh, cinema Satta. Ecco. Satta. Tu allora, conoscevi benissimo, non solo lo conoscevo tuo papà. Ma eravamo anche amici e stavamo dicendo prima in una pausa che abbiamo passato metà del tempo purtroppo breve che abbiamo, eh, abbiamo passato insieme. A smentire l'uno e l'altro di essere parenti <ride> certo. perché quando tu ne scrivevi esatto. eh, in maniera e ne scrivevo spesso. splendida perché sì. lui era quest'attore, ce lo puoi raccontare. Esatto. Tu dal esatto. tuo luminoso esatto. punto sì. di vista esatto. Ogni volta che scrivevo, mi dicevano: Ma certo, è tuo cugino, <ride> ma certo è, tu... è figlio di tuo zio. Ma no, non ce <ride> no. mai visti prima. No? C'è il Satta che indica eh, tutto esatto. il talento, poi c'era i Flores. Esatto. che non vi rendeva... Era un uomo straordinario, si dice sempre e no. fa parte un po' del la retorica però era straordinario, sai perché? Perché io l'ho conosciuto negli anni 70 eh, in cui c'erano tanti attori impegnati, l'impegno era quasi una moda, si portava molto l'attore impegnato, lui era un uomo coltissimo, aveva alle spalle una cultura sterminata, una carriera costruita nel modo più nobile, col teatro, col sacrificio, eppure mai e poi mai traspariva tutto questo, era una persona che non, non, dava, non se la tirava, potremmo sì, dire oggi, certo. portava questo suo patrimonio personale con una eleganza, sì. con una simpatia e con una grande ironia. Insomma, sì. devo dire che per me, che avevo a che fare, ero giornalista, ancora alle prime armi, cominciavo il mestiere Beh. entusiasta, conoscevo tanti di questi... Possiamo dire una parola... Beh, erano un po', un diciamo, po'... molte mongolfiere. mongolfiere. Un po' tromboni, <ride> se vuol dire. Ecco, che si beavano della propria cultura e certo. del proprio impegno politico sottolineato. Lui era tutto questo, ma non lo faceva pesare a nessuno. Ed era simpaticissimo, un uomo simpaticissimo, sì. divertente, che poi arrivava davanti alla cinepresa, sulle tavole di un palcoscenico con una naturalezza, come quasi non recitasse. Capisci? Francesca, era questa, questa sua dote la conservava anche fuori? Sì, assolutamente, infatti sono molto contenta di, di, di questo che stai dicendo, grazie perché eh, tante cose appunto per me sono scontate, ma in effetti eh, lui aveva questa proprio genuina, sincera, esatto. profonda semplicità. semplicità. Genuina, sincera, sì, profonda sì, devo semplicità. Dire proprio, sì, che bello S sentirlo dire da se te. Se ne accorge un geniaccio. Mm. che firma il suo primo film da regista, corre l'anno 1963. Lei è Lina Wertmüller mm. e il film, se non l'avete visto, cercatelo <ride> a tutti i costi, è I Basilischi Stefano Satta Flores. A proposito, cercavo proprio a lei. A me? Eh, avrà notato. Che parecchio che l'ho notato. E beh? Beh, signorina, io voglio sperare. Beh, insomma, che non vorrà deludere il mio sogno. Lei è un serio ragazzo, è vero, e mi piace. Però ci deve pensare. La risposta fra tre giorni. Benissimo. A proposito... Lei esce sempre con un'altra ragazza. E chi? Una ragazza. Ah, mia cugina. Ci sarebbero due pretendenti, Anfusi e Petrolli. Eh, Gliene parlerò. La risposta fra tre giorni. Come si fa? Non lo so più. Dio, Benedica, ma no, veramente, gloria! Veramente, eh. Eh, questo è un capolavoro. È un capolavoro perché è il primo film di Lina Wertmuller, donna, già sì. regista donna all'epoca eh, era una cosa eccezionale. 63, eh? 63. Eh. regista donna di commedia poi che osava mm. prendere in giro i maschi, cioè una deflagrazione. Mm. Questo è un film importantissimo perché veramente è questa commedia che prende in giro. E' così l'indolenza, il patriarcalismo come dire, congenito dei ragazzi del sud che stanno in questo paesetto immaginario che può essere basilicata al confine con la Puglia, eccetera e non hanno voglia di far nulla se non guardare i ragazzi c'è quel meraviglioso dialogo sulla, sulla balaustra, sul panorama che parlano delle cosce delle ragazze del paese che è un, no, no, un, è, tezzo, è un capolavoro è veramente e, straordinario e, e Francesco è il protagonista sì, che ha questa ma l'avete visto nelle, nelle minime cose eh, così sì. beh beh ma insomma ogni volta che lo si rivede questo film uno, sì, sì. uno si sente bene Francesca quanto quanto hai scoperto di papà, gioco forza, dopo, dopo quel 22 ottobre dell'85? Guarda, non, non ho finito di scoprire. Io ti Brava. posso solo dire che... No, ma sono all'inizio, cioè devo anche sbrigarmi, perché poi voglio ma... dire, no, c'è un'età. Però, cioè... no, io mi rendo conto che è tutto da scoprire, io naturalmente i Basilischi l'ho visto qualche anno fa perché io non ero neanche nella mente di nessuno quando l'hanno girato ovviamente certo. e peraltro non si trovava ma sono anche tante altre cose, tanti film tanti lavori di papà, tantissime cose sono io proprio... invece lo devo dire dillo. 15 volte dillo. visto diciamo tra gli anni 72 e oltre perché a casa mia era una una, una sana abitudine, vedere, Basilischi vedere, vedere rivedere. Poi succede una cosa nel 1974, c'è un genio assoluto eh, che ci manca tanto, ci mancano tanto queste persone, che vuole dedicare al suo maestro, genio inarrivabile, Vittorio De Sica, eh, il suo film. Lui è Ettore Scola e il film è, lo dico con la pelle d'oca, eh sì. C'eravamo tanto amati. Dai, costei Luciana Sì, è lì Cappio Ui, me la presenti? No, lascia stare Non mi pare, non mi pare, non mi pare Luciana, scusa, eh Questo è Nicola, il professore La signorina Zanotti Ah, piacere Come sta? Piace. A Roma? Sì, mi sa... Oh, mi scusi, mi sono trasferito per lavoro. Eccola tu mezza picchia po'. Picchia po', picchia po'. Che esco sai, sa? Manzo con pomodoro e cipolla. Pomodoro e cipolla li vedo. Manzo un pombino. <ride> ormai ci stanno 5.830 trattori a Roma. C'hai ampia scelta. Eh, ma una cosa... Allora, Gloria, questo. Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Sattaflores e Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli. Questo è uno dei punti più alti del cinema italiano: senza oh no. retorica, senza paura di smentite. È uno dei film che meglio di tutti illustrano. La genialità del cinema italiano, la commedia che si fa tragedia, che è velata di amarezza, è la storia, è un pezzo di storia italiana perché questi tre amici si conoscono durante la Resistenza. Poi si ritrovano, ognuno incontra il suo destino e sono tutti più o meno falliti, frustrati. Non, eh, non riescono a dare corpo a quel sogno che avevano. E, ed è una commedia umana meravigliosa. C'è questa donna che fa innamorare tutti loro, e il, il personaggio di Stefano, che è questo professore che torna poi a Nocera inferiore sì, alla società vabbè. ed è critico cinematografico appassionato di neorealismo, questo personaggio fa da detonatore agli altri due mostri sacri. Devo dire che proprio è un detonatore, fa esplodere la commedia in sé e valorizza poi tutto il lavoro degli altri. Uno che valorizza gli altri. Esatto, ed è, ed è molto bello perché lui è carico di umanità, è tutto vero. Fa il critico cinematografico, che poi lo rifà pure nella terrazza, no? sì, che no. è un altro film di, no. scuola, molto molto di scuola molto importante, no. qualche anno dopo. Quindi eh, devo dire che è proprio eh, è... È uno dei film più belli che siano stati sì, fatti dal cinema sì. italiano. E non, si, non si smette mai di vedere, vedere, sì. vedere, sì. rivedere, e allora questo professore sì. innamorato del cinema e di ciò che il cinema rappresentasse, di ciò che il cinema portasse e continua a portare per nostra fortuna, insomma in un tempo tanto oscuro, eh, valori, 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 ad un certo punto è nella sua città, c'era inferiore. Guardiamo. Sentiamo il signor farmacista, esposto sacrosanto, il professor Palumbo. Fomendo l'odio sociale È la parola fomenta e soprattutto offendere tradizioni morali di nocera inferiore. Nocera è inferiore perché ha dato in natali a individui ignoranti e reazionari come voi tre! Celme no, Nicola, no. Nicola! basta! La misura è colma! Con buona pace in tutta nocera inferiore, sia è oh, Però la dice in una maniera. Sì. La dice in una maniera. In una maniera Francesca che è stupenda. Sì. È stupenda, è stupenda. Sì. E lui e avevano. Ci consultavamo appena visto. Ladri di biciclette, ladri di biciclette. il suo lavoro del neorealismo, sì. eh, perché lui era proprio specializzato in. l'odio nel... sociale. Sistica l'odio sociale. No. sociale quindi, certo. insomma, I panni sporchi non si lavano in, fam si si lavano si lavano in famiglia in famiglia. Eh, esatto, eh, insomma, sì, sì. La sappiamo. Beh, Vittorio Di Sica se lo sentirei dire anche per Umberto D. <ride> esatto, la sappiamo. <ride> la sappiamo molto bene. Allora, eh, c'è un film c'è un film più recente che è del 1984. Ed è 100 giorni a Palermo, la regia di Giuseppe eh, Ferrara, eh, Stefano Sattaflores in divisa, eh, il braccio destro del generale Carlo Alberto della Chiesa. E, e, eh, Francesca, adesso arrivo tra un attimo da te. E Gloria Satta era su quel set. Sì, io, io andai su quel set ed era, um, set, insomma, il generale della Chiesa era stato ucciso due anni prima, sì. quindi era ancora vivissimo. Il sentimento, lo sdegno, la passione civile degli italiani e fecero questo film con Lino Ventura che faceva Il Generale dalla Chiesa. Allora io andai, il giornale mi mandò e fu bellissimo perché fu molto emozionante andare lì. E tra l'altro lì io conobbi il giovanissimo aiuto regista, ma ah, un ragazzo no? sconosciuto, era un certo Giuseppe Tornatore. Eh, e <ride> I pianeti si allineano tutti, no? E lì io parlai, chiacchierai nelle pause della lavorazione e io dissi, però, sto ragazzo, tornai Conosciuto un ragazzo veramente in gamba, questo la sa, la sa lunga sui cinema. Ce, ce lo ritroviamo qualche anno dopo con l'Oscar in, ecco. in mano. Con l'Oscar in mano. Hai detto eh, un uomo che difende i propri ideali, ecco, eh, Stefano Sattaflores nel, nel cinema, nel, nel suo lavoro di attore, in fondo è sempre stato capace di assomigliare tanto tanto all'uomo che è stato nella vita, no? Sì. Eh, sì. Era un uomo corretto, era un uomo. Molto non a caso, pubblico. questo che. 100 Giorni a Palermo è stato l'ultimo film. Sì. L'ultimo, e lui l'ha fatto proprio perché era quel film. Perché era già il periodo in cui lui faceva teatro, era tutto del teatro, e col senno di poi non stava. Cioè, aveva insomma delle energie limitate ma quel film si doveva fare, si doveva fare. quindi è un po' questo anche un po' no? un segno è un segno tenete conto che eh, se voi ascoltate Harrison Ford nella trilogia di Star Wars la voce è di Stefano Sattaflores e poi ehm, poi ce n'ho la metà di mille eh, <ride> Gabriel Byrne nel Cristoforo Colombo sì, televisivo sì. Eh, tutto papà era sì. con quella voce poteva fare ciò che voleva insomma era anche ha fatto, fatto tantissimo doppiaggio anche con amore devo dire oltre con impegno, ma con amore e passione. E fin qui Stefano Sattaflores. E adesso io mi sprego le mani. Perché Francesca, Francesca eh, lavora a teatro, recita a teatro, ha una scuola di teatro, porta le persone al teatro. Sì. ecco. Certo. La cosa sostanziale è che ho cercato di smettere Cioè, tutti mi siete <ride> testimoni che io ho provato di fare altro Ho provato a fare altro, appunto una <ride> farina di benissimo, no, Ingegnere benissimo. mi mancava qualche sì. numero Ma appunto facendo l'archeologa del vicino oriente Ci ho provato una cosa lontanissima, non ce l'ho potuta Archeologa fare. vera? Archeologa esatto. vera, sono laureata in archeologia del vicino oriente antico Quindi sono anche andata a scavare a Ebla con il meraviglioso Aibla. Paolo Mattia ah. Sì, sì, Quindi vera, ci ho provato Non, film. non ce l'ho fatta perché c'è qualcosa evidentemente di più forte, di più... allora ho detto ok voglio contagiare quante più persone possibili, la possiamo vedere anche da un punto di vista un po' così sadico, ma invece è una cosa bella perché il teatro è una cosa bella. Il teatro è una cosa bella, certo che quando una è attrice, attenzione, lei porta il teatro nei licei, sì, in tutti questo. i luoghi sì. dove anche solo un ragazzo o una ragazza possano dire mi piacerebbe fare quella cosa sì. domani, no? E ci riesce. Poi ha ideato, ha scritto, è regista, attrice sì, sì. di uno spettacolo che si chiama Signore Dante à la mi, mi, so, mi, mi aiuti, Dante, professoressa Satta? Come, come se fosse un menù. Sì, sì, è un menù. Allora, si, eh, un menu. Si, eh, si apre, e si sì. apre ovviamente dall'inferno. Certo, eh, l'inizio eh, certo. è quello. Eh, ci sono un po' di canti, tutti al dente, non vi preoccupate. Tutti perfetti, il sapore è ottimo. Segue Purgatorio e poi, per il dolce, il si chiude con il Paradiso. La particolarità, cara Gloria, è che i 34 canti della Divina Commedia... Lei li sa tutti a memoria? Come hai fatto? Yes. Come no, hai fatto? e questa è anche un'altra cosa, diciamo, mh, divertente. Eh, che divertente? Non, sì, divertente che alla fine non è poi così lontana dalla traccia di papà. E nel senso che c'è una grande verità. Cioè io mi sono ritrovata a 23 anni a cominciare a imparare la Divina Commedia per puro diletto. Mentre facevo l'archeologa del vicino Oriente. E ho continuato, continuato, continuato due anni fa. Quando facevo invece la regista, la formatrice teatrale, mi sono detta, ma io so 34 canti della Divina Commedia, sono un'attrice e ho fatto uno più uno. Mm. E lì è nato lo spettacolo. Che vuol, ho detto, che vuol dire alla carte però. Oh, alla carte vuol dire che abbiamo pensato, di qua abbiamo, perché nella mia io ho questa associazione culturale con la quale veramente lavoriamo il in flottant, maniera. L'Il Giusto? Meraviglioso, L'Il Flottante, flottant, e con la quale appunto partoriamo, nascono queste idee, e eh, abbiamo deciso di esaltare l'aspetto umano, pop, teatrale della Divina Commedia. E cosa c'è di più conviviale? Ma, un... ma, ma vuol dire che io pubblico posso chiederti un canto? È proprio così ah, Signori no. <ride> Ah e mica me la faccio sfuggire <ride> questa occasione Francesca Satta Flores Purgatorio Benissimo Sono Purgatorio che non è eh... tutto inferno paradiso Infa... eh... Purgatorio Purgatorio Il numero che amo Canto ventunesimo oh. Posso domandarglielo Ma naturalmente La prego Ma la prego. come no Ne faremo un pezzetto Sì e perché in questo, canto, in questo canto succede perché nel menù oltre al numero del canto c'è anche come nei piatti no? c'è la descrizione del piatto così c'è una brevissima descrizione del canto in questo canto Virgilio incontra un suo grande fan. Non se lo aspetta, Virgilio è lì che cammina nel Purgatorio, fa lui la guida, no? A questo ruolo, anche se nel Purgatorio non ha le idee tanto chiare, Virgilio, ma proprio questo è bello ed è un aspetto umano. Incontra un suo grandissimo fan, Stazio, il poeta latino, che parla, dice delle cose e a un certo punto dice e per esser vivuto là quando visse Virgilio assentirei un sole più che io non deggio al mio uscir di bando volser Virgilio a me queste parole con viso che tacendo disse taci ma non può tutto la virtù che vuole che pianto e riso son così seguaci della cagionda che ciascun si spicca che me inseguon volerne più veraci io pur sorrisi come l'onca cammica. Perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi, ove il sembiante più si ficca, e se tanto labore in bene assommi, dissemi, perché la tua faccia t'è steso, un lampeggiar di riso dimostrommi. Or sono io d'una parte e d'altra preso, l'una mi fa tacer, l'altra scongiura che io dica. dio sospiro e sono inteso dal buon maestro e... Non aver paura mi dice di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura ed Dio, Forse che tu ti maravigli, antico spirito del rider Chiofei, ma più d'ammirazione vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio dal qual tu traesti forza a cantar degli uomini e di dei. Se cagion'altra al mio rider credesti, lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Signori oh, questa oh, oh, oh. è Francesca Santa Brava. Flores E noi Brava. non ci alziamo in piedi perché siamo solo due Io e Gloria Satta Brava. Brava. Meravigliosa, Brava. meravigliosa, Brava. bravissima Questo è un esempio, è un assaggio Perché diciamo, nello spettacolo c'è anche la spiegazione Dopo aver sentito i versi, prima di sentire i versi In modo che sia tutto quanto andiamo. un po', un po andiamo, così Andiamo, andiamo Vi <ride> aspetto, vi aspetto Dante Dante alla carta va in scena dal 1 al 3 marzo alla Sala Lisistrata di Roma, Sala Lisistrata di Roma, siamo nel meraviglioso quartiere di Testaccio, Sala Lisistrata. Eh, questo spettacolo è andato a Ostia, è andato sì. anche a Firenze. A Firenze, quella è stata la prova del fuoco, lo mettiamo in scena nella, da qualche anno. Nella città di Dante. Allora, sì. ehm, Francesca Satta Flores. La scena è questa, fuori dal liceo Plauto. Io vedo questa bambina che aveva una lunghissima treccia. Una treccia così lunga, così grande, così bella. C'era il suo papà fuori ad aspettarla. E c'eravamo tanto amati, era appena uscito nelle sale. Io ero appena andata a vederlo con i miei genitori e lo guardai da lontano, quello splendido attore, e tornai a casa emozionatissima dicendo: Papà, l'ho visto! Stefano, Satta, Flores. Brava. Grazie Francesca. Grazie Gloria Santa, che, che voto dai a cotanta figlia? Eh? Eh? Che voto dai a cotanta oh, figlia? No, so, 12 su 10. <ride> che ti devo dire? Eh, no, mi emoziona profondamente perché tu lo ricordi fisicamente, ma lo ricordi anche nel modo di parlare tantissimo. Cioè, è proprio un'emozione grande. Grazie. Veramente Grazie. è stata una persona cara. Cara, che, non, che ho stimato tanto come professionista, ma anche ho avuto dell'affetto per lui perché era veramente una bellissima persona. Signori, qui in quanto bellissime persone, io oggi ne ho da vendere e da attendere, come si suol dire. Satta, Satta, urra! Flores! E con un bacio sempre a fianco, Gloria Satta, Francesca Satta Flores!